Signore, buonasera, chi vi parla è Claudio Sattarelli, proprietario da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro, e questa sera, come nostro solito, per la nostra rubrica incontro con l'autore, incontreremo uno scrittore locale che però, sia per la sua capacità nella scrittura che nella ricerca, ma anche perché si trova in un luogo che ha una dimensione universale, come tutta l'Alta Terra di Lavoro, questo c'è da dire, non si può nemmeno definire uno scrittore o un ricercatore locale. Però, come nostra abitudine, prima di presentare l'ospite e l'argomento che tratteremo, faremo passare un breve video. Comunque, sai che sta pioggia è un particolare, la propria atmosfera sta pioggia. Avete capito che oggi, questa sera, staremo a Roccasecca. Roccasecca, non Roccasecca dei Polsci, che addirittura in una zona di Priverno, di Sonnino, insomma, diciamo, quello che una volta era marittima, campagna marittima, la chiamano Roccasecca d'Arce, che purtroppo nessuno ancora riesce a dirmi, a spiegarmi perché la chiamano Roccasecca d'Arce per distinguere Roccasecca dei Polsci. Ma Roccasecca è un posto importantissimo, ha dato dei natali illustri a personaggi veramente importanti. Uno su tutti è il nostro San Tommaso d'Aquino, il sommo, il dotto, nato e cresciuto nell'epoca angioina, ma poi ha dato tantissimi altri contributi alla storia non solo del territorio, ma, come ripeto, universale, a cominciare anche. Non possiamo non ricordare nemmeno Severino Gazzelloni. Severino Gazzelloni è stato un grandissimo, tra l'altro lui nato in terra di lavoro prima che diventasse provincia di Frosinone, ha scritto un po' la pagina di storia importante della musica. Ma Roccasecca è un posto molto molto particolare. C'è anche la Montagna Sacra, così viene detta dai geologi, perché praticamente era pieno di eremiti, tra cui l'Uomo Buono, che poi spiegheremo pure perché. Ma con chi ne parleremo? Ne parleremo con un illustre un cittadino, però non mi piace, ma un illustre roccaseccano. Roccaseccano che è, eccolo qui, è il grandissimo in tutti i sensi, Alessandro Marcuccilli. Alessandro, buonasera, come stai? Tutto bene, Claudio, tutto molto bene. Grazie mille anche per l'invito. Ci mancherebbe, quando ho scoperto questo bellissimo libro che hai scritto, eccolo qua, che lo presentiamo subito. Ti ho chiesto di presentarcelo. Allora, tu subito hai dato la disponibilità per farlo, e di questo te ne siamo grati. Ma eccolo qua il libro, eccolo qui. Un libro molto molto importante, scritto veramente bene, me lo metto in prima pagina, e soprattutto scritto con il cuore. Alessandro, ma questo libro che cosa è stato per te? Che cos'è? Perché è ancora attualissimo, anche so che sono rimaste pochissime copie, di cui una me l'hai donata e ti ringrazio del dono fatto. È un atto d'amore per la tua Roccasecca? Sì, ma è proprio così, è come hai detto all'inizio. Io non sono diciamo così, uno storico, forse mi piace più l'aspetto antropologico delle cose. E, sì, è un atto d'amore verso la mia terra, e d'altronde parlo con te, insomma, che anche tu sei come dire, un amante della nostra terra, dell'alta terra di lavoro, della terra di lavoro. E quindi io scrivo altre cose, scrivo racconti, mi piace scrivere anche, insomma, cose, come dire, più a livello, come dire, letterario. Però questo esercizio mi è piaciuto molto perché, insomma, volevo
non approfondire, non c'era da approfondire, anzi volevo, come dire, cercare l'orizzontalità della mia terra. Ho scritto libro orizzontale, non verticale, non mi interessava, come dire, approfondire, sì, approfondire sì, ma non mi interessava andare per una storia, come dire, classica, non mi interessava la storiografia classica. Ci sono state altre esperienze e persone molto più brave di me a farlo. A me quello che mi interessava era focalizzare la mia Rocca Secca e soprattutto dare una risposta. Questo libro risponde a una domanda: che significa essere Rocca Secca oggi? Ma questa domanda non è soltanto per chi è di Rocca Secca, ma per chi è di Cassino, per chi è di San Vittore, per chi è di Capua, per chi è di Napoli, perché oggi, qual è la domanda di identità, dove risiede? E il lavoro è stato un po' questo, e quindi partendo anche prima di quello che è stato il nostro eroe fondatore, l'abate Manzone, cioè sono partito molto prima. E ho cercato di trovare, come dire, tracce della nostra identità anche prima di chi effettivamente ha posato la prima pietra del castello poi denominato dei Conti di Avino. Questo infatti, è come... infatti Alessandro, non per interromperti, la cosa bella è che Rocca Secca, storia, memoria, identità, e è tutto racchiuso in questo libro. Tra l'altro è un libro, la tua, diciamo, la tua applicazione, si può dire, nella narrativa, si vede qui, perché non è semplice scrivere 330 pagine di un posto che ha una storia enorme, enorme, incastonato in un regno enorme, che è quello sacro, il regno di Napoli. Tu sei riuscito a fare una cosa molto, molto fluida, alla portata di tutti, parlando di argomenti non semplici. Hai fatto una cosa veramente incredibile ed è bello poterlo scorrere, perché ti viene proprio voglia di poterlo reggere. Tra l'altro Rocca Secca è importante per tanti motivi, lo stesso cinema, teatro, con Cerda Scarpetta, con il vice Sciosciamonte, che era il simbolo del medico dei pazzi, oppure lo stesso Totò, il duca della Forcoletta, nel famoso film Lascio raddoppia, quel film di Totò, dove si parlava il duca di Rocca Secca, duca di Forcoletta da Rocca Secca, ma e quindi è sempre stato molto molto importante, è sempre stato presente in tante situazioni, non soltanto teologiche, storiche, filosofiche, ma anche artistiche. Adesso io però, prima di parlare del tuo libro, vorrei, visto che tu sei antropologo, appunto un buddista antropologico, io credo che Rocca Secca sia una delle poche realtà dove praticamente c'è stata una stratificazione, in questo caso verticale, dell'evoluzione dell'antropologia dell'uomo, perché diciamo che Rocca Secca, ci sono quattro parti. La prima nasce qui nel castello, dove è nato San Tommaso. Vediamo qui, guarda, eccolo qui, nella parte del castello, questo qua. Poi dopo si sposta un po' più sotto e quindi troviamo il borgo vecchio di... Quindi un'altra fase storica, quindi un'altra epoca che va avanti. Correggimi se sbaglio, io faccio l'alunno con il maestro, quindi questa mia analisi poi mi dici se la condividi oppure no. Poi scende ancora per andare, adesso lo troviamo, questo è sempre il centro, per andare nella terza parte storica di Rocca Secca. Qui si vede tutta la bellezza di Rocca Secca napoletana, come quella di prima. Sono tre fasi, tutte e tre molto aristocratiche, in tre fasi del regno diverse, e poi finire giustamente, adesso però la devo andare a ritrovare, poi la ritrovo, la vado a prendere, a Rocca Secca Scalo. Eccolo qua, cosa vuol dire Rocca Secca Scalo? Vuol dire che praticamente l'uomo va avanti, cresce nei secoli per varie dinamiche, alla fine Rocca Secca rappresenta quattro fasi storiche, si può dire gli ultimi 1500 anni, o mi sbaglio, Alessandro? Scusami se mi sono dilungato, ma ci tenevo che tu mi dicessi cosa ne pensi di questa mia riflessione. Rocca Secca è uno dei pochissimi paesi, questo bisogna dirlo, che due parti fondamentali sono predisposte su due monti. Il primo sul Monte Asprano,
Il Monte Sacro, tu l'hai denominato perché poi effettivamente vedremo anche per quale motivo. E il secondo è il Monte Camarda, che sta praticamente sulla parte, come dire, orientale. Rocca Sicca è stata sempre denominata così, però tutti gli storici, insomma, anche dall'inizio del 600, eccetera, eccetera, hanno sempre parlato di Valle, che è Rocca Sicca Centro attuale, e Castello e Caprile. Questa era Rocca Sicca, Valle, Castello e Caprile. Questi erano i tre, diciamo così, borghi. Tutto è nato sul Monte Asprano perché, come dici tu giustamente, già il Monte Asprano, con l'ultima parte dove ancora risiedono persone del Borgo Castello, è praticamente dalla parte, diciamo così, di dove c'è il maschio attuale, insomma, ecco quello che facciamo vedere, fino ad arrivare giù, quindi tutto il costone è come se fosse un museo veramente a cielo aperto, perché ci sono costruzioni che Credo vanno che dalla fine del 900 fino ad arrivare al 1600. questa foto ti dia una mano a E spiegare questa è la bene foto, quello che credo stai che dicendo. veramente pian piano si è scesi sempre giù, e quindi questa è stata un'urbanizzazione caratterizzata almeno per 600 anni. E questa stratificazione noi la vediamo salendo man mano verso, diciamo così, le rovine del castello dei Conti di Aquino. Sono ancora ben visibili i perimetri dell'urbanizzazione, dell'antropizzazione. Poi c'è l'altra parte dove c'è risiede Rocca Sicca Centro, che fu, diciamo così, messa in piedi quando le persone del castello scendevano a valle per cominciare i primi sistemi di agricoltura. Perché, come vedete, sul Monte Asprano non era possibile neanche fare terrazzamenti. Invece, sul Monte Camarda, dove c'è Rocca Sicca Centro, noi ritroviamo i terrazzamenti con le coltivazioni, diciamo così, un po' di tutto in quello che troviamo in terra di lavoro. Io ne parlo lungamente anche delle coltivazioni, dell'agricoltura che c'è a Rocca Secca e come si è sviluppata questo tipo di agricoltura. Poi invece c'è Caprile. Caprile Sì, veramente poi è ci come arriveremo dire, dopo. sembra un concetto a sé stante, ma non lo è. Se andiamo a vedere, non lo è, perché poi lì tutto è iniziato. Come dire, la mia storia parte fondamentalmente, tutto è un po' iniziato con la questione relativa ai Longobardi, con Cantalupo, ma soprattutto con la grotta di San Michele. Quello è il fulcro, diciamo così, da dove prende piede un po' tutta la nostra storia. È quella grotta, che è una grotta volsca, c'erano praticamente dentro, si potevano ritrovare tutti quelli che erano i Alessandro, ricchi scusami della se ti madreterra, interrompo. eccetera. Alessandro, scusa se ti interrompo per parlare di questa grotta che sta sul Capriccio di Montasprano. Faccio passare giusto un minuto un video per far vedere la bellezza di questo luogo e da lì Perfetto. riparti. Ecco, abbiamo visto questi pochi secondi di questo posto che è bellissimo, restaurato da poco, devo dire. E continua, scusami se ti ho interrotto, ma i nostri spettatori No, da più su ci ma stanno vedendo. interrompi, un po', insomma, No, la passione ti fa parlare. tu sai che quando uno parla si fa accompagnare dalle immagini, il messaggio arriva più diretto, anche perché io e te non è che possiamo andare a fare i fotomodelli, però le immagini di Rocca Secca sono più belle di noi. Sicuramente, tutto è più bello di noi, diciamo poco, quindi. No, Vai, prego, continui con questa cosa, Monte dicevo Asprano, che scusa. io credo che la mia ipotesi non è suggestiva. I primi insediamenti, noi troviamo insediamenti sul Monte Asprano già in età del bronzo, quindi troviamo degli insediamenti antropizzati già nell'età del bronzo. Poi ne parla anche Quarelli, la prima Quinum noi la troviamo sul Monte Asprano, era una città volsca, ci sono ancora resti di mura ciclopiche, eccetera, eccetera. Ma la cosa più interessante, almeno per Rocca Sicca, è l'insediamento di Cantalupo. Cantalupo è un borgo longobardo e molto probabilmente è stato costruito Cantalupo, il borgo longobardo, che molto probabilmente la parola non è dove cantano i lupi. Cantalupo significa città del domus.
nella lingua longobarda, e i longobardi sono arrivati là molto probabilmente, parliamo di cosiddetti bulgari, che venivano nel centro del Molise e poi prendevano terre. Noi li troviamo i bulgari, i longobardi bulgari, li troviamo fino a Sant'Andrea al Garigliano, portavano indietro il rito di Sant'Andrea. Insomma, questa popola, queste famiglie, queste fare, queste piccole famiglie, queste piccole popolazioni, avevano scoperto, diciamo così, la grotta, l'avevano, come dire, arredata, e l'avevano arredata a nome di San Michele Arcangelo, che per i Longobardi era il dio Odino, cioè Sì, faceva vabbè, riferimento alla loro divinità pagana. È sappiamo che caratteristica il costume, la spada, questo dio che ritroviamo, questo dio, questo angelo che ritroviamo praticamente a Siponto, attuale Manfredonia, dove c'è oggi come dire, il luogo, il luogo prediletto, no? Di chi effettivamente segue il culto di San Michele, che è appunto Monte Sant'Angelo Sappiamo sul però Gargano. Monte Sant'Angelo sul Gargano, in Capitanata, bisogna specificare due cose. Innanzitutto, Cantalupo oggi è nel territorio di Colle San Magno o di Roccasecca? No, oggi Cantalupo è una frazione di Colle San Magno. Però si Però ha può una considerare. storia, Cantalupo, totalmente a sé, perché mentre Colle San Magno è una città che i cittadini costruiscono Colle San Magno perché fuggono, diciamo così, da Castrocelo, Palazzuolo, no? E quindi Cantalupo è veramente un centro a sé stante. Attualmente è, come dire, ci abitano 6 famiglie, e è frazione di Colle San Magno. Però c'è una strada fondamentale che dal Castello dei Conti di Aquino arriva a Cantalupo, dove tu hai citato l'Uomo Bono. Quella strada è una strada praticamente orizzontale che andava verso il mare, la cosiddetta strada, diciamo così, via Micaelica, quella dei Longobardi, che raggiungeva praticamente da Spoleto, dal Ducato di Spoleto, andava al Ducato di Benevento. Questa strada era una strada che effettivamente andava nell'entroterra quando si abbandonò la Via Latina, fondamentalmente. Quella è la strada dei Longobardi, Sepino, per capirci, dove oggi ancora c'è la via della transumanza, dei trattori, quella che va, insomma, a Candela, eccetera, eccetera. Quella è la strada fondamentale, e lì ci si accompagna questa strada che praticamente partiva dal castello dei Conti di Aquino. E la mia ipotesi è proprio quella che il castello dei Conti di Aquino, perché questo lo dice Leone Ostiense, quando sale sul monte Asprano per costruire la rocca, diciamo così, in difesa dell'abbazia Roccasecca, lui parla, Leone Ostiense, che trova a Mansone diciamo così, delle cose già all'appendice del Monte Asprano, che era questa vecchia città dei Volschi, l'Aquinum Volsca. E poi scende giù, ma trova sicuramente anche lì, attualmente dove c'è il castello, trova dei piccoli insediamenti. Perché? Perché i cittadini, che i Longobardi, che erano insediati lì a Cantalupo, facevano questa spola per fare cosa? Per guardare da sopra, e quindi per proteggere quella che era la grotta di San Michele. Questa è diventata, C'è da e dire questa questo. grotta di San Michele noi sappiamo prima del castello, perché ne parla Leone Ostiense, quando praticamente da un certo Grimoaldo d'Aquino viene donata all'abbazia di Montecassino. Molto prima, viene donata molto prima. E quindi sia l'esistenza di questa grotta anche molto prima. Io cercherei di datarla intorno all'8 secolo. Siamo nel periodo di Arechi II, che è stato, diciamo così, un sovrano illuminato dei Longobardi. Arechi II è stato, come dire, Arechi II lo possiamo quasi mettere vicino a Federico II, per come dire, la capacità che aveva di generare identità. È il primo che ha cominciato a pensare l'identità dei E allora lo Longobardi. metterei più vicino a Ruggero II, che Anche tutti a trascurano, ma Ruggero forse II, bravo, anche a secondo Ruggero me è II. stato il numero Anche uno, a e Ruggero dopo Ruggero II. II
Ferdinando II di Borbone. Devo dire una cosa, ti interrompo un attimo perché per puntualizzare alcune cose, dobbiamo dire ai nostri spettatori che sono sicuramente attenti, ma anche preparati, però ricordiamo che il culto di San Michele è un culto bizantino che viene adottato dopo il no, dopo dai Longobardi, dopo la vittoria delle guerre gotiche, e quindi i Longobardi adottano il culto di San Michele bizantino. Infatti San Michele si festeggiava il 9 di maggio, che era la battaglia finale tra i Longobardi e i Bizantini, dove i Bizantini furono sconfitti. Questo bisogna dirlo. Sì, però diciamo che la storia dei Longobardi è particolare No, perché. aspetta, prima, aspetta, ti dico un'altra cosa, così dici tutto No, insieme. rispetto a San Michele, mi interessava questo aspetto. Sì, no, no, ma aspetta perché poi mi rispondi. Questa è una domanda, questa è la mia. Ma secondo tu sei della tesi che i Longobardi che sono venuti qui nell'Italia peninsulare, quello un po' che fa parte del regno, non sono venuti direttamente qui e non sono gli stessi che sono entrati dal Friuli? Cioè sono venuti per due, diciamo, percorsi diversi? Oppure tu dici Bulgari dal Molise? No, Quindi no, secondo me no, no, no. fai capire che sono due onda, cioè due strade diverse da cui sono venuti i Longobardi, quella dalla parte nord e quella dalla parte sud. E quindi Allora, rispondimi a tutti e due, il fratello San Michele è questa. no, i Longobardi partono dalla Pannonia, scendono giù, sono le stesse famiglie, gli stessi, come dire, dux che scendono con le loro famiglie, hanno una, come dire, un organigramma familiare diverso da quello che pensiamo noi dei latini e arrivano praticamente fino a prendersi quello che è Benevento e quindi diciamo così, tutta la parte centrale, perché la parte, diciamo, dell'Italia, della penisola sul mare era in mano ai bizantini. Loro piano piano cominciano a tirare giù i bizantini, per cui la capitale da Benevento passa a Salerno. I bizantini rimangono soltanto a Napoli, a Gaeta, però c'è una commistione fra loro due, un processo di osmosi anche culturale, sociale, economico fra bizantini e Di longobardi. I Bulgari che contaminazione. cito io sono quelli che praticamente chiama Gisulfo, che praticamente li chiama proprio dalla Bulgaria. Erano delle famiglie che erano rimaste là e che lui chiama perché erano, come dire, soldati, oggi diremmo soldati di ventura, no? E quindi pagati, vengono in Italia e infatti lui li ripaga dandogli quelle terre. Che erano terre ormai soltanto con ruderi come Sepino, tutta la parte che noi conosciamo, diciamo così, relativa a Boiano, Boiano, tutta la zona Boiano. che conosciamo, quella fu data a loro. Però loro che cosa facevano? Avevano una cultura che nel momento in cui le persone si impegnavano in guerra, eccetera, cioè venivano, come dire, gli venivano riconsegnate altre terre. Ecco perché noi ce le ritroviamo fino alla foce del Garigliano. Sant'Andrea sul Garigliano fu fondata dai bulgari, da questi bulgari longobardi che furono chiamati successivamente, non sono quelli che arrivarono in Italia, sono praticamente dei Ma longobardi della stessa famiglia, erano un po', come dire, erano il popolo longobardo è un popolo di guerriglieri, diversamente dai bizantini, veramente un popolo di guerriglieri. sì, era, vabbè, i bizantini sono più mercanti che guerrieri. Ecco, sì, questo. C'è E da quindi dire questi questo, c'è da dire. vengono intorno, diciamo così, al VII secolo, stiamo nel 600 d.C., e quindi si affacciano qui e cominciano un po' a scorazzare in quella che è proprio, era un po' la terra di mezzo, che non voleva quasi nessuno. Poi, tra l'altro, il destino delle altre terre di lavoro è sempre stata una terra di mezzo, di confine, contaminata da tutte Ma le che poi parti. quella è Poi proprio, nostro. sì. Però Però l'altra sai, è cosa che quella terra, ti no? Quella terra, Appennino e Preappennino, molto complicata, molto difficile, e quindi era Ostica. un terreno un po', come dire, terra di mezzo, che loro prendono. C'è, ad esempio, lì, Cantalupo Sannito. Cantalupo Sannita, dello stesso nome, fu dato da loro. C'ha lo stesso nome di Ma Cantalupo qua su. tu sai che per lavoro che faccio, poi amo il mio regno, vado in giro tantissimo,
In terra di lavoro soprattutto Cantalupo è presente un po' ovunque, Un po' il termine ovunque. da, un po' ovunque, quindi termina un po' il discorso di San Michele e poi ti faccio un'altra domanda. No, quello no, dicevo che la grandezza dei Longobardi, quando loro partono dalla, diciamo così, dall'attuale Scandinavia, scendono giù, questo loro viaggio è un viaggio che comprende quasi 3 secoli. Ma è chiaro che in questo viaggio loro, come dire, fanno riferimento, è un processo continuo d'osmosi, incontrano culture diverse. Per esempio, anche le divinità, come dire, nordiche, anche quella del dio Odino, loro la incontrano successivamente quando e se la portano giù, tanto più che viene raccontato da Leoni Ostiense, anche da altre cronache, anche quelle diciamo così, legate a Salerno, eccetera. Ci viene raccontato come loro effettivamente diventano cristiani, però fanno fatica a lasciare andare totalmente molti riti pagani che noi ancora li riscontriamo. Per esempio, i riti dei boschi, di fare, per esempio, i girotondi intorno agli alberi secolari dei boschi, sono riti pagani che ci provengono dai Longobardi. Non hanno mai abbandonato questa cosa e hanno cercato però sempre di mettere insieme culture, pezzi, eccetera, eccetera. Ecco perché San Michele diventa, come dire, anche rispetto a quello un po' che si racconta di questa del toro, della freccia scagliata contro il toro che ritorna dietro, di questo vescovo di Sieniponte, insomma, questa grande tradizione, loro la fanno loro, cioè la fanno veramente loro perché ritrovano in questa figura una figura quasi veramente di guerriero, tanto più che San Michele è, come dire, sempre con la spada alzata, la spada sguainata, il più delle volte, cioè praticamente un guerriero che si mette a capo di un popolo e porta avanti appunto le istanze di quel popolo. Cioè loro veramente Sai, abbracciano questa cosa. Non era, Longo. essendo pure cristiani, successivamente non abbracciano l'amore fraterno e di prossimità come raccontava insomma Gesù Cristo. Questo non, lo No, accettano, ma lo attenzione. accettano. Attenzione, loro erano molto intelligenti perché innanzitutto ho trovato degli studi dove praticamente loro giravano attorno all'albero prima di convertirsi e facevano sacrifici umani pure, sacrifici animali umani. E a Benevento ho trovato del, beh, il paganesimo, e a Benevento ho trovato gli studi su Benevento dove addirittura pare che la prima forma di ballarella sia proprio, lo facevano proprio attorno all'albero e di origine longobarda. Poi loro dove sono stati intelligenti? Intelligenti sono stati perché? Perché loro sapevano di essere grandi guerrieri. Però sapevano di essere barbari, cavernicoli, di essere rozzi e chiesero e si convertirono al cristianesimo per diventare aristocratici. Ma poi tutte le forme, comunque tutte le forme nostre del regno cattolico, io vado in giro, lo sai, in tutte le feste popolari, comunque tutte quante non hanno abbandonato i loro riti antichi, quindi non nulla di nuovo, quindi non è che loro facevano, è perché diciamo che nella tradizione l'uomo non è spettatore di cambiamenti, ma protagonista, quindi quello che va avanti, quando si va avanti, quello che non serve, l'uomo lo butta, rimangono le tradizioni. Quindi c'è questa particolare unicità nella fede cattolica. Infatti, quando parlo di civiltà napolitana, è unica perché? Perché c'è la fusione tra il concetto greco, il greco per dire indoeuropeo, latino e cattolico, che è soltanto nostro, napoletano vuol dire abitante del regno, c'è anche questo dei Longobardi. E poi, secondo alcuni studi che io concordo, loro non sono riusciti a fare un regno come i normanni, perché mentre i normanni davano al primogenito tutte le eredità, loro, ed è rimasto nelle nostre tradizioni. I Longobardi invece distribuirono equamente a tutti i figli e quindi non hanno avuto la forza di poter fare un unico regno, un unico, Ma una loro il forma problema di Stato e che è rimasto ancora a noi la nostra lezione. fondamentalmente è che si sono scontrati con un popolo più organizzato di loro a un certo punto, che sono stati i Franchi. Carlo Magno
A un certo punto Fu gli Pipino scoppiò il grande. e No, fu la Pipino il montata grande. della storia dei Longobardi. Io parlo dei Longobardi minori, quelli del sud, e la complessità Alessandro. della storia sta anche nel fatto che Carlo Magno, in un certo senso, ecco perché dico che Arechi II è stato un grande, perché a un certo punto ha capito che quel regno cuscinetto poteva anche servirgli e l'ha lasciato integro, perché quello già era un regno che aveva due cose fondamentalmente: grande identità, una grandissima identità, perché loro da Arechi praticamente non sono più esclusivamente un popolo di guerriero, e poi avevano messo su un qualcosa di straordinario. Tu citavi prima Benevento, basta andare alla chiesa di Santa Sofia e come dire, entrare lì dentro e capire che cosa era la cultura longobarda? Questo è il concetto. Alessandro, dobbiamo ricordare che chi sconfisse per la prima volta i Longobardi fu Pipino il Grande, padre di Carlo Magno, e che donò quei territori che era l'ex Stato Pontificio alla Chiesa. Infatti lo Stato Pontificio è stato lo Stato più antico d'Europa. E guarda caso, i confini erano da Teramo. Il regno di Napoli iniziava a Teramo perché i primi confini non venivano decisi sulla carta con il compasso, scusami il doppio senso, ma erano confini naturali in funzione della geografia, della storia e dell'antropologia. O mi sbaglio, professore? No, no, è così, è vero. È vero, Allora, dopo questo excursus sui Longobardi, vedo che sei molto preparato, non pensavo che avessi questa preparazione sui Longobardi, cominciamo a parlare del tuo libro. Lo dividi in due parti, parte prima e parte seconda. Perché? no, innanzitutto io questa roba che sto dicendo, guardi, la trovi tutta lì, io le Sì, lo parlo so, proprio, però quindi Carlo, lo so, la, però no, vedo che sei perché proprio credo che la attento. nostra identità parte da lì, Roccasecca, identità roccaseccana parte da lì. Oh, Ma tu inizi dal IV secolo fino alla fondazione, sì, inizi subito con i fuochi dalla d'artificio. caduta del Perché? regno, la caduta dell'impero romano fino ad arrivare a 996, che è praticamente l'anno di costruzione, 994 per essere precisi, l'anno della fondazione di Roccasecca. Quindi io faccio la storia dalla caduta dell'impero romano fino a Manzone. Mi interessa quell'aspetto là. Poi successivamente, perché divido in due parti? Perché cerco da una prima parte di dare le risposte, come dire, di quella storia orizzontale, antropologica, culturale, economica, no? Quegli aspetti. Parlo dell'agricoltura, parlo del latifondo, spiego perché, che poi non è un problema solo di Roccasecca, perché il latifondo, come dire, ha lasciato tracce nella nostra identità, in che modo l'ha lasciate. Ma latifondo feudalesimo, latifondo feudalesimo. Entrambi, parlo di entrambi gli aspetti, parlo Perché di entrambi gli per mille aspetti. anni da noi, per mille anni da noi c'è stato il feudalesimo, latifondo è roba Sì, parlo di entrambi gli del aspetti, XVIII secolo. faccio anche capire le differenze che ci porta avanti studiosi come Putnam, eccetera, eccetera, della diversità che noi abbiamo, per esempio, oggi con il Nord Italia. E poi però c'è una seconda parte che è proprio quella del cuore, cioè nel senso che ho cercato di fare delle operazioni del tipo, al di là che, per esempio, parlo nella prima parte anche di una cosa importante per Roccasecca, che è la polvere di Roccasecca. Questo qua, ecco, spiega bene ai nostri spettatori Allora, la che polvere cos'è di la polvere di Roccasecca. Roccasecca è un medicamento fondamentale, importante, lo troviamo in tutto il mondo. Roccasecca era famosa per la sua polvere. Per questa polvere, era diciamo così, un Tipo di medicamento. polvere era? Era un Che cos'era? medicamento contro le febbri perniciose, anche contro i pizzichi diciamo così, di animali come tarantole, eccetera, eccetera. E ne parlano tutti, la troviamo. Io cito tutto, diciamo così, tutte anche i dizionari farmacologici, prima che iniziasse la farmacologia di sintesi, viene riportata in tutti gli ambiti e dico anche come era fatta, tratto un pochettino di tutte le erbe che venivano raccolte, dico i luoghi dove venivano raccolte quelle erbe,
parlo di chi effettivamente ci ha lasciato questa eredità negli anni. L'altra cosa importante e fondamentale che faccio è parlo dell'albergo più famoso del Regno di Napoli, uno degli alberghi più famosi del Regno di Napoli, che è l'albergo del Melfa. Ne parlano tutti quelli che scendono dalla Stark del Grand Tour. Parlo del ponte che i Borboni ci hanno fatto di passaggio sul fiume Melfa, perché il fiume Melfa prima si attraversava attraverso chiatte, no? In legno, fu La fatto scafa, la praticamente. famosa scafa, le famose scafe. Perfetto, io dico, tratto di quel progetto, dico di chi l'ha fatto, gli ingegneri, anche gli stessi ingegneri che fecero, diciamo così, la cosiddetta via Casilina, no? Quella che poi raggiungeva, diciamo così, si accordava con Ceprano. E parlo di questo albergo perché la nostra zona è stata molto conosciuta, io così tiro fuori questa ipotesi perché. Noi sappiamo che c'era l'Albergo Reale a Terracina, non era molto preso in considerazione perché noi sappiamo che l'aristocrazia del Grand Tour ritornava in Inghilterra e scriveva dei diari, scriveva praticamente di dove erano stati, che cosa succedeva, lo troviamo da Goethe fino ad arrivare ai francesi, insomma un po' da tutti, tedeschi, inglesi, che scendevano giù. A un certo punto su quella via Appia non si passava più, perché? Perché andava in giro la voce che c'erano praticamente i brigai, passaggio dei briganti di Terracina. Cosa del tutto inventata dagli stessi inglesi, perché Dickens comincia a scrivere delle prime storie legate ai briganti, legate ai pirati, legate eccetera, eccetera. Fa una serie di racconti e quei racconti non sono come quelli di oggi. Le persone si suggestionavano, per cui lasciano andare il passaggio lì a Terracina e cominciano ad attraversare, diciamo per andare da Roma a Napoli e viceversa, La quella che è via praticamente il passaggio anche nella media Valle dell'Liri, nella Valle dell'Liri. E ne parlano dell'albergo del Melfa come quello più organizzato, quello che praticamente aveva una ricettività migliore, ce n'era uno ottimo anche a capo, però si spinge molto questo di Rocca Secca, lo dove dicono si trova? tutti. Precisamente dove si trovava? Allora, stava proprio sulla sponda del fiume. Allora, dove sta la concessionaria Ricci? Sì. Dove sta, adesso c'è un bar, si chiama l'American Bar. Sì. C'è una struttura lì, prima del fiume, andando direzione Roma, prima del fiume sulla destra. Sì, dove stanno, E lì era posizionata ci questo Alberto del Mar. E sta pure poi la l'Alberto pasticceria. del Mar. Scusa? Ci sta pure la pasticceria là, giusto? C'è anche una Sul pasticceria, piazzale. bravo. Sì. E lì c'era, e io ne parlo anche dicendo com'era fatta, perché, insomma, Ma ci so, ma tu ti sei ispirato, hai trovato delle carte, documentazioni, delle sì, documenti. mappe? Sì, guarda, io ho fatto una scelta su quel libro, perché tu hai detto inizialmente, quello che volevo fare era un atto d'amore, però questo atto d'amore le persone lo dovevano leggere. E allora per farlo leggere, io per esempio, una delle cose che ho evitato, però le metto dentro, sono le note a piè di pagina. Ma ci sono tutti i riferimenti bibliografici vicino, sono tutti virgolettati con le pagine e tutti i documenti ci sono. Sì, ho visto, Però non li hai metto fatto una giù scelta proprio originale. per dare una continuità di lettura e non fermarsi a leggere le note. Ho E fatto per questa quello scelta. dicevo, hai fatto un libro impegnativo, ma per tutti. Però senza tralasciare la scientificità, perché il virgolettato è presente in No, tutti, no, 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 no. e hai voluto un atto d'amore Riporto per i tuoi. niente, allora non riporto niente se non è documentato. Se alcune cose attraverso i documenti mi portano a fare delle ipotesi, io dico che sono ipotesi. Ci siamo? Sì, Quindi a livello storiografico, sei ecco, molto serio no, questo. no, 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 no. Raccontalo stupidaggine storia. Oh, ti No, si può. dicevo, la seconda parte invece è più del cuore. E allora lì mi soffermo. Io a 20 anni ho fatto scrivevo per Spazio Aperto, che era un giornale che c'era a Cassino. E di cui il direttore era Giovanni,
professore di filosofia, non sfugge il cognome, insomma, che è Aquinate, però lui abitava a Cassino, faceva questo giornale Spazio Aperto, molto importante perché lì sono state pubblicate diverse cose. E io mi ricordo che avevo 20 anni, 19-20 anni, cominciai a scrivere per Spazio Aperto e una delle cose dissi al direttore, gli dissi: guarda, io mi piacerebbe fare un'intervista, visto che sono da Roccasecca, l'intervista a Severino Gazzelloni. E lui mi disse: vabbè, come potete, guarda, io conosco una parente, lo posso contattare. Possiamo, scusami Alessandro, questa parte qui dei personaggi la vorrei dedicare alla fine, se mi permetti, Ah, benissimo, perfetto. perché erano due domande finali, che poi ci sono anche due altri personaggi importanti che di cui nessuno ne se ne parla poco, ti dirò dopo. Voglio solo un attimo focalizzare, velocemente, Ponte Melfa, cioè il fiume Melfa e il Tracciolino, sono due testimonianze dell'antica alta terra di lavoro che di cui Roccasecca è testimone, perché questi sono due posti, sono posti che forse risaliamo all'età del bronzo veramente, sia per come perché era questa lingua che tagliava la montagna in due, che collegava la Valle di Comino con la Valle Latina, un Forse delta anche prima, grandioso, eh? anche se sappiamo. Anche Sì, prima dell'età del ci vuoi bronzo, dire, quella zona lì dentro, anche prima. brevemente questi due meraviglie della natura, sia il Melfa che il Tracciolino. Beh, lì noi sappiamo che ultimamente, insomma, in età contemporanea, quella strada fu allargata dai tedeschi con un progetto ad hoc per il passaggio dei loro mezzi, perché quella era una via fondamentalmente che collegava due valli fondamentali. Prima, forse il periodo, diciamo così, di quando fu fondata Roccasecca, quella via ancora non era così conosciuta, per cui si passava veramente da Colle San Magno, si scendeva giù a Belmonte Castello e si andava, diciamo così, nella parte diciamo così, la Atina e quindi tutta la Valcomino. Questa è una strada invece di collegamento commerciale, economico, ma non solo, culturale, diciamo così, culturale anche per il fiume. È chiaro che quei posti sono posti che sono stati caratterizzati non soltanto dalla tradizione, ma sicuramente di quelli che erano gli aspetti religiosi, anche arcaici. La dea Mefite, che era la dea delle acque, della fertilità. Insomma, oggi abbiamo, come dire, quella zona. È chiaro che quella è una zona di spettacolarità, come diciamo, a livello ecco, di bellezza paesaggistica. Non c'è stata mai un'antropizzazione. Io, per esempio, mi sono soffermato molto sugli aspetti antropici del mio paese. Però quella è una via, insomma, da tenere in considerazione, anche perché lì non ci passava neanche quella strada che noi conosciamo prima della Casilina, che scendeva da Santo Padre, passava il ponte, quello diciamo così oggi detto dello Spirito Santo, saliva sopra la Roccasecca, faceva la Pedemontana, andava verso Piedimonte e quindi raggiungeva San Germano. Prima che i Borboni appunto ci fecero la via Casilina, cioè che non era come dire carrabile, quella Casilina, e non era neanche carrabile questa, per cui noi abbiamo conosciuto sostanzialmente quest'altra strada, no? E quindi si raggiungeva Santo Padre, si scendeva dall'altra parte verso Arpino e si poteva raggiungere anche la Valcomino, e la Valcomino si raggiungeva anche dalla parte di Colle San Magno. Però ecco, questa è una testimonianza fondamentale, perché poi lì, come dire, oggi purtroppo quel fiume è un fiume soltanto sulla carta, perché non c'è acqua, perché viene Guarda, cambiata là e quindi. bisognerebbe fare una trasmissione d'inchiesta su quel fiume, non ne vogliamo parlare adesso perché ci sono Beh, due o devo tre dire che cose a su cui Roccasecca spostare. comunque ci sono persone che si sono sempre impegnate, in primis io posso citare il mio amico fraterno Tommasino Marcella, che Ma infatti mi ha anticipato conduce perché una ho fatto, battaglia enorme, ha sempre condotto come tu veramente una vedi, ho battaglia fatto. enorme. Come tu vedi, ho fatto passare delle foto delle aquile
perché il tracciolino è dove posano le aquile, le amiche di Dove hanno Tommasino, che iniziato sta con. il bello di questa storia è che le aquile hanno riniziato a nidificare, forse proprio perché a un certo punto, come dire, si sentivano un po' più protette perché non c'era passaggio, no? Perché la strada è stata chiusa. Se oggi ci vai lì, sembra veramente, non so se qualche volta hai visto quelle trasmissioni. Quei documentari quando dicono la Terra dopo che è scomparso l'uomo, dopo un mese, dopo 6 mesi, dopo un anno, lì ormai la Il day vegetazione after, sta quasi il day after. coprendo la strada e come dire, i massi a terra per la strada ce ne stanno sempre ogni giorno di più. Io sono molto pessimista perché quella è un'operazione veramente da. Credo da 10, 12, 15 milioni di euro per metterla in sicurezza questi 14 chilometri da Roccasecca a Casalvino. Io sono molto pessimista perché il gioco vale la candela per noi, però capisco che poi alla fine non c'è una volontà politica. Claudio, parliamoci chiaro, non ci stanno voti là dietro. Diciamocela così, Guarda, ecco. Alessà, voglio fare una trasmissione in leggerezza. Poi, se vogliamo, ci possiamo sedere e possiamo fare un'altra trasmissione sulle polemiche. Tu sai che io, se mi metti la sciabola in mano, sono peggio di San Michele con sta gente. Quindi, non lo voglio proprio toccare. Questa sera mi voglio godere te e Roccasecca. Infatti, vedi, vado a braccio perché tu hai parlato di una cosa che non si può non dire. Siccome ti ho beccato, non mi interessa che la trasmissione può dire pure 2 ore perché stiamo parlando di un posto stupendo. L'eremo di Santo Spirito, che ci dici? Beh, lo Spirito Santo, allora noi È lo calcoliamo Spirito che. Santo, mi sono sbagliato, scusa, No, ho lo sbagliato Spirito Santo. Spirito. Allora, noi abbiamo, come dire, due abbazie a Roccasecca. Allora, noi dobbiamo capire che l'abbazia di Montecassino era veramente un micromondo. C'erano dei monaci che volevano fare anche nella loro vita, in alcuni momenti della loro vita, delle scelte diverse, molto più, come dire, micro. Noi abbiamo due abbazie a Roccasecca, una di San Nicola a Melfa, che troviamo proprio, diciamo così, nei pressi del fiume Melfa, e l'altra l'abbiamo San Vito Vecchio. Riprese, costruzioni vicino al Ponte Romano. Quelle sono due piccole abbazie dove c'erano quattro, massimo 4-5 monaci. Vivevano una vita monastica in ambienti molto piccoli. E c'era anche l'abbazia di San Michele che darà il nome all'abbazia, alla chiesa di Roccasecca, Santa Margherita. Il titolo lo prenderà da quell'abbazia là. E poi abbiamo, diciamo così, una serie di eremi. Quello più importante è anche lo Spirito Santo. L'eremitaggio è una delle condizioni, oltre alla piccola abbazia, una delle condizioni scelte dai monaci per cui si rifugiavano. Era, come dire, la disumanizzazione per arrivare più vicino a Dio. E quindi quelli erano veramente lì sopra. Troviamo, come dire, delle testimonianze in cui la scelta del monaco era quella di vivere in un luogo dove praticamente non c'era il passaggio culturale, non c'era una cucina perché i monaci come dire, si nutrivano di bacche e radici, non c'erano letti perché anche quelli sono aspetti di antropizzazione culturali, per cui c'era la pietra viva, si dormiva là sopra, non c'era come dire, elementi per raccolta acqua, ma c'erano cisterne in pietra dove si raccoglieva l'acqua piovana e si beveva. Questa era lasciare tutti gli ambiti culturali significava disumanizzarsi, cioè levarsi il più possibile. Come dire, l'ambito umano, perché levarsi l'ambito umano significava arrivare un po' più Parliamo vicino a Dio. E questo era. della Sì, è purificazione, una purificazione. Però no? soprattutto era non toccare tutti quegli elementi messi in atto dalla cultura umana, no? E quindi il letto non era possibile, dovevi dormire sulla pietra perché c'era quella, la montagna era quella. Non dovevi avere la fontana per prendere l'acqua, dovevi prendere l'acqua, non dovevi cuocere il cibo,
Ma dovevi prendere il cibo praticamente che ti dava la terra, bacche e radice. Queste erano testimonianze che noi ce l'abbiamo, diciamo così, dalle nostre parti tantissime. Quella è molto bella, suggestiva, perché ovviamente se ci arrivi sopra hai anche una visuale. Insomma, si Un po' riempivano scoperto. bene gli occhi delle persone che vivevano lì nell'eremo. Ma Oggi è ben diciamo che conservato, eh? È stato sì, restaurato, veramente a un ottimo grado di è che conservazione. infatti cioè, fatto caso, ho fatto passare qualche foto Sì, ho consigliandomi visto, di visto. andare a visitare. Ho visto dei posti veramente ne vale la pena. Da là sopra c'è una vista meravigliosa ed è Meraviglioso, una sì. cosa straordinaria. Un particolare posto, questo Rocca Secca. Per tornare un attimo alla polvere di Rocca Secca, non dimentichiamo che tutto il territorio, non stando Rocca Secca, che girava attorno a Monte Cassino, forniva la polvere perché c'era la cultura galenica che aveva ereditato, che aveva Monte Cassino, che sono stati quelli che hanno fatto più medicine con le erbe, quindi tutti ha contaminato in senso positivo anche il territorio, e quindi c'era stata questa scuola galenica, si può dire in questo termine, che ruotava attorno all'abbazia, quindi nulla di strano, perché pure a Esperia c'era, a Rocca Guglielma c'era la stessa cosa pure dall'altra parte verso Belmonte, verso Palleluce, c'erano proprio tradizioni molto molto importanti dal punto di vista galenico. Poi ho visto che hai trattato bellissimo il capitolo del cibo prodotto, cibo lavorato, una cosa molto bella che poi ti fa capire ti rendi conto che questo non è soltanto di Rocca Secca, ma hai fatto un'opera per tutta l'Alta Valle Ma d'Aosta, perché quella molti sì, dei quella è cibi dell'alta terra di erano lavoro, buona parte della terra di lavoro, perché come si comunque. fa a mettere i confini, no? Non c'erano, la nostra cultura, come tu ci insegni, è una cultura che parte dal regno di Napoli, cioè, no? E io ne tratto, io tratto, Ti piace inizio dal... questa mappa? Ti Sì, piace ma questa è mappa? chiaro, Questo è del chiaro. 1700. Io racconto che visitando ecco l'aspetto antropologico importante, visitando una casa di un mio amico al castello di Roccasecca, che lui aveva restaurato, io vado a guardare un soffitto che era dipinto e affrescato, ma affrescato soltanto con medaglioni nella parte degli angoli. E gli dico: ma l'hai rifatto? No, no, questo qua è conservato, cioè, minimo diciamo così, della fine del 600. Sui medaglioni a Roccasecca non c'erano le immagini classiche che noi troviamo anche, per esempio, nella parte di quello che poi era lo Stato Pontificio, e quindi quelle immagini bucoliche, no? Del pastore vicino alla colonna, no? Ai resti quelle immagini classiche della romanità. Lì io ho visto che c'era praticamente il Golfo di Napoli, perché tutti quei pittori che sono passati qui erano i pittori della scuola di Posillipo, la maggior parte. Ma Senti. al di là di chi li faceva, era il nostro immaginario che era precostituito da quelle immagini. E io parlo anche nella cucina della importanza, per esempio, del simbolo che noi amiamo molto, che sono le due cornucopie, simbolo di terra di lavoro. La cornucopia è presa e rimessa praticamente in quello che è l'ambito della nostra cucina. Io tratto di questa antropologicamente la cornucopia è l'aspetto della nostra cucina e della nostra cultura sulla modalità di come vivevamo noi. La sfogliatella, la cornucopia, le lasagne del re Lasagna sono praticamente, non sono come le lasagne, diciamo così, emiliane, sono tutte quante messe dentro involucri, scrigni. Questo è un aspetto ancestrale che noi abbiamo. Cioè, mi piaceva Vabbè, raccontare adesso. questo. Per esempio, i vini che bevevamo, oppure i vitigni che c'erano, sono i vitigni che noi ritroviamo praticamente qui nella nostra media Valle dell'Liri. Noi li ritroviamo a Galluccio, li troviamo fino ad arrivare ad Aversa, fino ad arrivare a Napoli, no? Non dimentichiamo, adesso, no, non dimentichiamo che la terra di lavoro che iniziava a Sora e finiva addirittura ad Adel, dove fanno la vela, dove fanno le nocciole,
era la provincia più antica d'Europa e per alcuni secoli anche la più ricca. Quindi parliamo proprio, era la più ambita. Ti volevo dire una cosa perché mentre parlavamo tre cose mi devi dire adesso. Poi continuiamo sul tuo libro verso la fase finale perché questo è un libro tutto da leggere. Se non voglio dire tre cose importanti, cioè, mi devi dire, che stanno tutte e tre a Caprile. Il famoso dipinto trovato sulla San Michele con il Cristo, il soldato romano con il longino, c'è cioè l'originalità, che ho trovato ad Amaseno, sta pure affrescato ad Amaseno. La via di San Cristoforo, quel meraviglioso San Cristoforo che sta sulla piazza di Caprile, perché lì c'è San Cristoforo, e quell'altro gemma, e adesso faccio passare qualche foto, dell'orologio borbonico che sta sopra la chiesa, che viene ogni giorno caricato a mano. Queste tre cose, spiegaci velocemente queste tre cose e poi andiamo alla parte conclusiva del tuo testo. Guarda, queste tre cose, noi siamo stati, appunto, per arrivare a Roccasecca si scendeva, dicevo prima, dalla strada di Santo Padre. Questo ce lo racconta molto bene il nostro amico Corradini, il nostro avvocato, insomma, ha fatto uno studio sulla viabilità, soprattutto in alta terra di lavoro, eccetera, eccetera. Ma questa c'è stata un po' sempre, diciamo, era il passaggio delle persone che scendevano giù, che andavano Ma anche anche in dei terra. pellegrini che andavano a Montesino, anche Era, dei sì, pellegrini era che il andavano a passaggio dei Montesino. pellegrini, e infatti la figura, come dire, di San Cristoforo è proprio una figura, no, diciamo così, di un santo che proteggeva le persone che si mettevano in viaggio. Noi non dobbiamo pensare come i pellegrini, quelli nostri, no, di quello che è chiamato turismo religioso. Quello era, non era un turismo, quello era, diciamo così, un viaggio di espiazione, di purificazione, aveva un'altra concentrazione religiosa esistenziale rispetto a quelli che noi abbiamo oggi. E lì appunto c'è un segno. E poi ci sono quelle testimonianze, ma non c'è soltanto quella testimonianza. Noi, oltre l'orologio, abbiamo altre testimonianze, diciamo così, dei Borboni qui a Roccasecca, enormi, rispetto, come dire, anche all'aspetto organizzativo, no? Che hanno lasciato loro, e in questo caso relativamente al tempo, quindi ecco, io credo che, voglio dire questa cosa che è importante. Io non credo che Roccasecca sia molto distante da comuni come Piedimonte, come San Germano lo era, non era distante, c'era un filo, no? Su diversi aspetti che ci accomuna tutti. L'unico problema è che queste cose non vengono ricordate, cioè non vengono, come dire, tranne, ecco, appunto, persone come te, ma sono rimaste in poche quelle persone che ricordano effettivamente un'eredità. Io inizio col 1927, quando Mussolini, col famoso discorso dell'ascensione, diciamo così, che toglie la provincia di Caserta, con il beneplacito anche del sindaco di Caserta, allora, che era stato sindaco di Caserta e poi era un parlamentare, no? Per dire il beneplacito di tante persone del sud Italia. E dico proprio questo: cioè, un atto amministrativo come quello può togliere un'identità? Questo è il concetto, credo che sia questo. Cioè, un atto amministrativo bene prima, no? Ecco, bravo, tu lo dicevi bene prima, ma è possibile con un pezzo di carta? Era come, io lo raccontavo l'altro giorno in una lezione, dicevo, ma nel 1815, quando c'è il congresso di Vienna, no? Che il Metternich si mettono lì mesi, 2 o 3 mesi con le cartine e rimettere praticamente tutti i confini. Il dato era tratto, insomma, no? Per cui c'era una voglia, come dire, di avere delle monarchie costituzionali dove le persone dovevano, insomma, stare un po' meglio. Era complicato, come dire, fermare un'identità non si ferma, è come il mare, come l'acqua, non puoi fermarla. È un fiume L'identità diventa, carsico. è come l'acqua in un bicchiere, diventa bicchiere e se la metti in una bottiglia diventa bottiglia, ma sempre acqua rimane. Alessandro, gente come te, soprattutto come io nel mio piccolo, gente come Ferdinando Curatino, la buonanima di Costini e De Cola,
non hanno fatto altro che scavare un attimo per terra e c'è quel fiume carsico che sta zampillando. Non, come dici tu, non puoi cancellarlo. È un fiume carsico che ormai sta prendendo. Se tu ci fai caso, facci caso. Pure il discorso, cosa ben diversa da Ciociaro e Ciociaria che esistono da Bologna fino a Reggio Calabria. Ma senti sempre di meno parlare di Ciociaria, perché la gente si è resa conto che se vuoi parlare di cultura, di identità, di storia, non puoi parlare di folklore e di propaganda. Perché poi, tra l'altro, Mussolini non lo fece pure qui, perché la stessa operazione del 27, fatta la zona di Amatrice posta, che tolse quei posti, infatti Amatrice fu tolta dall'Abruzzo e dato al Lazio, perché doveva dare la montagna a Rieti. Ci fu un'operazione a tavolino Paolo, noi molto, e dobbiamo, poi c'era anche Paolo. un'altra. Sì, però io quello che dico, no? Noi dobbiamo essere onesti con noi stessi. Aspetta, Nel senso, chiudo, no, aspetta, dico che c'è questo, nel un'altra senso. cosa. Sì. C'è un'altra cosa. C'era la voglia, siccome per i risorgimentali, per i liberali, per la modernità, il Medioevo rappresentava l'oscurità, quindi il passato, essere retrogradi, quando invece stiamo scoprendo ultimamente che le luci del Medioevo ce le sogniamo. Bisognava cancellare tutto quello che nasceva nel Medioevo, perché non dimentichiamo che prima si chiamava terra laboris, poi terra di lavoro, e quindi anche quella c'era la volontà di cancellare tutto quello che apparteneva al Medioevo. Scusami, dicevi? No, no, io quello che volevo dire è che, come dire, con tutte le problematiche che questa terra ha avuto, con tutte le criticità che questa terra ha avuto, non voglio, cioè, come dire, non voglio stare a pensarla come la migliore terra del mondo. Io non credo che sia questo il concetto e neanche ci interessa questo. Io dico un'altra cosa, io dico soltanto ed esclusivamente che le identità sono tali e è complicato cancellarle. Anzi, l'identità, come dire, si costruiscono anche. Cioè, faccio un esempio, Clara, noi abbiamo un piatto, no? Della nostra tradizione che poi quando siamo diventati mangia maccheroni, no? Un piatto della tradizione che sono gli spaghetti al pomodoro. Eppure, se noi andiamo bene a capire questa storia, abbiamo un prodotto arabo, di cultura araba, fatto sempre in Sicilia, che ne dica qualcuno, dei cinesi, eccetera, eccetera, e un prodotto che ci proviene dalle Nuove Terre. Eppure, come dire, dentro l'identità c'è anche l'ingegno di acquisire culture e trasformarle. Cioè, quel piatto è diventato il piatto, uno dei piatti simboli, gli spaghetti al pomodoro, e se uno va a guardare bene, il pomodoro proviene dopo il 1493, la scoperta d'America, anzi, inizialmente, come dire, a Napoli si utilizza, diciamo così, come se fosse un fiore, no? Per l'abbellimento, perché erano i pomidoro, erano belli a vederli. Poi si comincia a capire che quelle praticamente si potevano fare, era un alimento spettacolare. Si uniscono queste due cose e credo che all'interno dell'identità, io parlo anche per esempio, di personaggi illustri di Napoli, illustrissimi, che non sono manco di Napoli. Cioè, perché? Perché il regno di Napoli, nel senso che erano delle vicinanze, di altre terre, il regno di Napoli, come dire, è stato, no? Un crogiuolo anche di passaggi, di culture, di insegnamento, quello credo che si genera un'identità. Non è che lì è nata l'identità e è resistita indenne come i catari. No, no, noi invece siamo stati, come dire, costruttori di identità giorno per giorno. Questa è una grandezza enorme che non può togliere nessuno. Cioè, io non, nessuno, come dire, che può mettere su la questione Ciociaria, a me non interessa, non voglio dire, è un gioco, come No, dire, guarda, no, ma è molto, non è un razionale. gioco, no, non è un gioco, è una cosa molto politica, là, che fa, No, 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 sì, non è no, è il mio chiaro, pezzo. ma io guarda, ti Però invito quello a che ti voglio. pensare, io ti invito a pensare, io una settimana fa, no, più di una settimana fa. E ho chiamato un'istituzione provinciale, una persona importante in provincia, perché che è successo? Davanti, poi ti mando la fotografia,
Davanti al, hanno rifatto la pavimentazione davanti al palazzo della provincia, il cosiddetto Palazzo Gramsci, chiamavano. Hanno rifatto la pavimentazione al centro di questi San Pietrini, adesso in Porfido. Hanno fatto un disegno. Il disegno era lo stemma della provincia di Frosinone. Ci siamo? Hanno messo praticamente la cornice dello stemma e hanno messo il leone. E io ho chiamato e ho detto: ma scusate, ma siete dimenticati una cosa? Sotto al leone ci stanno due cornucopie. L'avete dimenticate? Io ho visto in quella risposta una tale superficialità. Poi ti mando la fotografia così ti rendi conto. Insomma, questo è Sì. stato fatto una settimana fa, un mese fa. Però anche nella risposta, una superficialità del tipo: ma guarda questa che sta a pensare, come dite, tanti problemi. Stiamo a pensare che ci siamo dimenticati. Quindi mi hanno risposto cortesemente, però sentivo quella, ma io lo dicevo, no, per me ne frega niente se a Frosinone ci sta un simbolo nostro, non ci sta. Era soltanto per far capire però che, come dire, noi non riusciamo ad essere vivi, esistenzialmente vivi, se non abbiamo le radici, se non ci portiamo dietro le nostre identità. E sono quelle, a torto o a ragione, tu le puoi condividere, uno le potrebbe condividere o meno, non mi interessa, però sono quelle, non sono altre. Cioè, questo è il concetto. Adesso discorso diceva Canda di Grandaniello Canda che solo le radici ti rendono veramente liberi. Senza le radici non sei un uomo libero. E su questa superficialità, ormai Ma io, guarda, Clara, viviamo l'epoca. io non dico neanche che sono le più belle, che sono quelle. Voglio dire, questo poi ognuno di noi, con la propria sensibilità, no? Giustamente, ogni scarafone è bella a mamma soia, no? E quindi ognuno di noi può decantare, eccetera. A me non interessa quello, però io dico soltanto una cosa: nessuno può cancellare quella roba. Perché ormai rientra, si chiama epigenetica, rientra nel DNA di ognuno di noi. È il Ma nostro poi, DNA. Questo è il concetto. nonostante ci siano state negli ultimi 160 anni, fra morti del brigantaggio, tra la prima guerra mondiale e È l'emigrazione, chiaro. uno spopolamento terribile, nonostante tutto questo è nella genetica. Per tornare al discorso di prima, discorso di spaghetti. Allora, gli spaghetti nascono in Cina, ma erano di soia. Poi vengono qui nel Mediterraneo fatti con spaghetti, il grano tenero. È stata la grande genialità di Ferdinando IV di Borbone, perché a Napoli non c'è la cultura della cucina, non è così. Nella nostra terra, nel regno, c'è la cultura del nutrimento. Il cibo deve prima nutrire e poi deve soddisfare il palato. Ecco perché i famosi piatti unici e tutto. E che cosa succedeva? Che capirono che con la pasta di grano duro si riusciva a fare riserve, ad accumulare i magazzini di pasta di grano duro che servivano quando c'erano le carestie. E dell'asta la grande, l'unica. E poi la nostra, non dobbiamo dimenticare che, essendo al centro del Mediterraneo, siamo capitani, la nostra realtà, che è del regno di Napoli e tutto che gira attorno, è l'unica realtà cosmopolita. Quindi, essendo cosmopoliti, noi prendiamo, abbiamo sempre preso da tutti, No, messo in una ma lavatrice questo e però per dire, ridato. no, ma per, però per dire che la nostra identità è stata un'identità e un'identità aperta, diversamente da tante identità che sono Sì. morte perché erano chiuse, perché ormai si Perfetto. erano così impoverite, la nostra invece no, non è mai stata chiusa, questo è il problema. Perché siamo Si è cosmopoliti, nel sempre senso che nutrita, capito che voglio dire? noi prendiamo I passaggi che Napoli sono avvenuti, diciamo prima dai Longobardi e poi dai Normanni e poi dagli Angioini e poi dagli Aragonesi e poi dagli Spagnoli, tutti questi passaggi hanno determinato storiografia, certo, ma non c'è stato sono stati passaggi invano. ci sono stati Questo è il scambi concetto. reciproci. Noi Sono prendevamo il stati prodotto scambi, degli cioè altri non sono greci. passati invano. Cioè, non Noi sono passati, prendevamo. come dire, abbiamo avuto una flessibilità strategica noi di aver acconsentito, diciamo così, il passaggio di tutti e ci siamo arricchiti con Alessandro, tutti. Questo è il concetto. noi stiamo sulle spalle di un gigante e la nostra contaminazione scambio continuo ha
creato una civiltà, che è la civiltà napoletana. Infatti, l'unico aspetto positivo dell'emigrazione, che alla fine si può chiamare ricollocazione, è che i 27 milioni di emigranti hanno civilizzato il mondo intero, usi e costumi che vengono usati al mondo, dalla forchetta che viene data apposta e mangiare con le mani, nasce da noi. E tutti oggi hanno i nostri usi e costumi. Non si discute su questo, è innegabile. Ti posso fare 10.000 esempi. Tutti usano quello che noi abbiamo creato, la nostra civiltà. Non si tratta di essere più, è sta nei fatti. Comunque, per adesso, se no qua stiamo 3 ore a parlare, voglio parlare dei personaggi che Sì. tu citi, però ti voglio, no, però ti voglio dire una cosa. Ma vengono sempre poco trattati a Roccasecca due grandi personaggi, i fratelli Amati. Felice No, io Amati e fratello, di cui li uno. tratto tutti e due. Io li Sì, tratto tutti e due sul sì, libro, per... eh. sì, ritratti, però non ci dedichi un capitolo perché loro hanno fatto due cose importanti. Primo, uno era medico del re e l'altro era un grande giurista. Oh, lo so. Direi, parliamo di Ma Ferdinando. ce ne Ma stanno poi uno ancora di due. altri, eh. Ce ne sono ancora No, altri. Bisognerebbe sì, lo so. Ma aspetta, per il me la secondo libro di capisci? Roccasecca, ce ne stanno due cose, insomma. Ma perché ti ho sequestrato stasera per fare sta chiacchierata? Ma c'è un fatto molto importante, che là secondo me dovresti pensare a fare una... Io ho detto a altre persone che dicevano che non serviva a niente. Vabbè, forse tu potresti capire questa cosa, visto che tratti c'è una copia anastatica e si potrebbe fare un saggio introduttivo. Felice Amati è stato quello che ha fatto capire che il caffè non è un veleno, ma era virtuoso per il corpo umano. Fu quello che ha studiato benissimo il caffè e che fino a quel momento il caffè era considerato una bevanda tossica. Grazie agli studi di Amati, adesso il caffè è considerato una bevanda benefica presa fino a un certo numero. Fino a un certo numero. E questo e c'è proprio un suo studio importante, c'è una copia anastatica, là secondo me andrebbe repubblicata con un saggio importante. Tu hai queste Potremmo conoscenze? farla, Clam, potremmo farla Tu tranquillamente. hai queste conoscenze sulla gastronomia e anche sulle polveri e tutto il resto, sulle polveri e tutto, secondo me andrebbe fatto, perché se oggi noi beviamo il caffè e lo dobbiamo a Amati, dai Amati in poi il caffè non è più stata considerata un veleno, ma è stata considerata una bevanda che fa bene al corpo umano. Pensaci a questa soluzione, perché Come secondo no? me potrebbe essere un lavoro interessante. Senti, chiudiamo, San Tommaso lo lasciamo per ultimo. Passiamo a Severino Gazzelloni, anche lui nasce in terra di lavoro, perché poi guarda caso, i Gazzelloni, i Mastroianni, i De Sica, nascono tutti in terra di lavoro. Quando diventiamo terra, provincia di Frosinone, tutta questa grande gente, tutti i grandi personaggi, non è che sono nati più, guarda caso, chissà perché. Che mi dici di Severino Gazzelloni e quell'intervista di cui prima stavi parlando e che tu hai interrotto? Sì, ti citavo questa cosa perché io poi lo chiamo, lui sente la voce giovanile, io avevo 19 anni e mi dice: ma a chi sei figlio tu? E io gli spiego, poi mio nonno aveva suonato nella banda di Roccasecca, quindi gli dico: guarda, mio nonno, è lui che ricordava bene, eccetera. Mi dice: mi dà appuntamento. Dice: guarda, io sto lì sopra perché poi non abitavo a Roccasecca, aveva una bella villa sopra. Diciamo così, alla zona Forma, la strada che porta verso Monte Cairo, quindi Colle San Magno, e mi Salutiamo Armando, muore. che è un carissimo amico. Sì, Armando, che è rimasto a vivere lì poi fondamentalmente, e mi concede questa intervista che io pubblico, e è chiaro che è un'intervista di un 19enne, no? Quindi sul libro la riporto Bellissimo. integralmente. E cerco anche di capire quali erano le domande che gli avrei fatto oggi a 50 anni. Perché Severino Gazzelloni è stato un personaggio, perché uno lo racconta come, come dire, un personaggio, dice, un grande flautista, per cui noi di solito i nostri sistemi di attribuzione, no, tendono a mettere grande flautista, musica classica, quindi è stato, diciamo. Ecco, quello che lui non voleva essere, per cui è la prima volta che porta la musica di un certo tipo in televisione, ma poi fa un'operazione che io cito là sopra, e un perché tu dicevi di terra di lavoro, un film FFSS che è diventato un cult, che cosa mi ci hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?
In quel Renzo film Arbore. Ci sono due camei di due grandi artisti, primo Severino Cazzelloni che suona e il secondo Gottuso per terra che fa il Madonnaro. Ci siamo? Quindi in un film che praticamente era un film trash a quei tempi, Severino Cazzelloni si sporca le mani, cioè non fa, lui porta la musica in televisione, ma non, non fa era tra, era un film, è stato un film geniale e profetico. Geniale. Ma profetico. Che fa? Porta la musica in televisione, però che cosa fa? Pretende di stare, di fare le riprese dentro un teatro, con un'orchestra fatta bene. Severino Cazzelloni non gliene frega niente. Severino Cazzelloni va a No Stop, tutti quelli che praticamente erano le trasmissioni, e comincia a parlare, oltre che dice io vengo da Rocca Secca, quindi ho cominciato con la banda, ma comincia a suonare il flauto con Mina, con Pippo Baudo, con Tullio De Piscopo, con... Questa è una genialità, perché farlo oggi è semplice. Farlo 40 anni fa era molto complicato. Era una persona geniale, non amato nelle nostre zone, feudo della Democrazia Cristiana, perché non dimentichiamoci che nel 1976, quando ci fu il sorpasso alle europee del Partito Comunista rispetto alla Democrazia Cristiana, Severino Cazzelloni sale sul palco dove c'era Berlinguer e suona un pezzo. Lì è stato cominciato, diciamo così, i roccasiccani democristiani non gliel'hanno un po' perdonata, ma questo un po' tutti. Lui di questa cosa se l'è legata al dito, per cui quando ritornava a Rocca Secca diceva a sti roccasiccani li voglio vedere manco in mezzo alla piazza, faceva il giro sotto e se ne andava sopra dove si era fatto la villa. Ma lui ce l'aveva fondamentalmente con quelli che erano... che poi i democristiani di qui erano gli stessi amici suoi, non erano quelli dell'ambito del, diciamo così, da Piazza del Gesù, no? Però ecco, un personaggio veramente particolare, molto molto particolare, un genio, veramente un genio della sua vita. Veramente si potrebbero scrivere libri interi, ma come lui si dedicava per esempio al pubblico. Io non ho mai conosciuto un artista che veramente si dava tutto al pubblico, quei passaggi che faceva, da dove tutte le parti, cioè pensiamo soltanto che a un certo punto un regista che fa film trash oggi chiama Muti per dirgli vuoi fare un cameo? Muti si mette a ridere, perché oggi nel 2024 ti dice ma come ti permetti di chiamare? No, forse Muti no, lo farebbe Muti, il problema è che no, non fanno Muti, no, adesso per, farti, per intenderci, diciamo così, di uno spocchioso, che insomma, e lui invece era qualcosa di straordinario, lui e in quel caso diciamo così Gottuso, cioè Gottuso in quel tempo era il pittore più importante italiano, europeo, probabilmente si mette là per Renzo Arbore, no? Che prendeva in giro un film come Amarcord, cioè quella era una parodia di Fellini, no? La parodia di Fellini, geniale, fatta da Renzo Arbore, che dentro ci stanno due geni, uno della musica e un altro dell'arte. Questa, se uno ci pensa, è veramente straordinario. Poi l'altra notazione che faccio su San Tommaso, siccome che Severino Cazzelloni l'aveva intervistato, San Tommaso non ci sono riuscito per via anagrafica, a intervistarlo, e allora mi invento questa intervista, perché uno dei miei pallini, lo sai qual è? È che al di là degli aspetti agiografici dell'aneddotistica relativa alla figura di Tommaso d'Aquino, una delle cose più famiglia di origine longobarda, sì, dalla parte della madre, ma il concetto parte longobarda e parte normanna. Lui per esempio ce l'aveva con Carlo D'Angiò, perché aveva ucciso Corradini in quel modo barbaro, parliamoci chiaro, veramente in un modo barbaro, un'operazione che aveva sporcato un po' tutto. Lui ce l'aveva con Carlo D'Angiò perché aveva fatto entrare a Napoli i banchieri, quelli di Firenze, stava facendo impoverire la gente. Carlo D'Angiò non sa, e Carlo D'Angiò lo ferma, lo avvelena, non lo fa arrivare a Lione perché aveva paura che Tommaso d'Aquino in un certo senso potesse dire, come ci dice Dante, al Papa, potesse praticamente denunciare quello che stava facendo, perché Tommaso d'Aquino ci teneva a Napoli. Tommaso d'Aquino non diventa benedettino
perché si innamora dei domenicani a Napoli, che erano quelle persone che facevano la religiosità di strada, quella che poi è rimasta a Napoli, cioè facevano le loro Però omelie in dialetto ma c'è napoletano. stata una profezia dell'uomo buono che disse a Sì, no, Teodora: ma la professione dell'uomo buono, al di là di questo, che poi no, insomma, tuo figlio capiamo che poi alla fine. se va a Napoli dai domenicani diventerà santo. Sì, Questa è la no, ma è chiaro, profezia. però a livello storiografico poi è una cosa che succede successivamente, però quello che abbiamo di È stata documentazione. anticipata, però. Infatti lui non vuole andare a Monte Cassino per questo. Sì, però quello che lo fa innamorare di Napoli era proprio la città, cioè la città di Napoli con tutta la sua complessità e con il fatto che effettivamente si potesse cominciare a ragionare dentro i luoghi deputati a fare cultura, dentro le università. Nelle abbazie nel XIII secolo ormai la cultura si continuava a fare, ma era una cultura conservativa. Non era una cultura, no, aperta. Era di Lui nicchia. qua inizia a fare un discorso. E quello che a me stava a cuore, io mi invento di incontrarlo in 3 giornate e quindi di fare questi interviste. Quello che mi sta a cuore è capire Tommaso d'Aquino nel tempo di allora, però cercandolo di capire con gli occhi di oggi, che è complicato, insomma. È Cioè, molto ma complesso. se non ti conoscessi, ti potrei dire la presunzione, invece posso dire l'ardire di poter dare un giudizio laico su San Tommaso d'Aquino. No, io sono sì, fortemente laico, perché Anche penso che sia stato. forse per dare quello teologico non saremmo, forse nessuno potrebbe essere No, ma all'altezza quello di. teologico Non è semplice. lascia un po' il tempo che trova, perché fondamentalmente che cosa succede? Succede che se oggi noi diciamo questo, no? Se tu oggi togli Dio in questa società si conserva, non gli succede niente. Se tu gli togli il denaro, questa società cade. Se tu togli il Dio, no? Nell'epoca medievale, quindi nell'epoca di Tommaso, salta tutto, non si regge più niente. Quindi Ma Tommaso infatti sta pure dentro questo Alessà, scusa, meccanismo. Però Alessà, quello che fu scusami, ma Tommaso in pure operazione. Alessà, dico la fine, la preparazione. No, quello che fa Tommaso è un'operazione legata. Credo che sia il primo esistenzialista della storia, cioè l'esistenzialista nel senso di legato all'esistenza dell'uomo, cioè è legato alla dignità degli esseri umani. È il primo che parla di felicità. L'altro che parlerà di felicità è Filangieri. Ci siamo, cioè è il Che l'ha primo. fatto scrivere sulla Costituzione Ha fatto americana. scrivere sulla Costituzione, ma un illuminista, no? Quindi una persona, come dire, che pensa alla razionalità, però nello stesso tempo dice queste belle parole che dite, libertà, uguaglianza e fratellanza, se non le utilizzate perché le persone possono essere felici, non servono a niente queste parole. Tommaso d'Aquino parla di felicità molto prima, Sì, ma parla di beni legati sempre lì. Sì, ma non legato al materialismo, ma alla divina provvidenza, al trascendente. Non Sì, dimentichiamo però era questo. uno che però era una persona, come dire, che toccava il cuore, perché è quello che comincia a dire che bisogna essere razionali sulle cose. Dove non si arriva c'è bisogno della fede, ma dove puoi arrivare con la ragione, arrivaci con la ragione. E è chiaro che puoi arrivare fino a un certo punto, poi non puoi arrivare più. Però all'interno di quella ragione ci sono le persone in carne ed ossa che hanno anche sentimenti. Persone che vivono, non, lui era veramente molto legato alle persone. Lui cerca di, soprattutto alle persone che gli erano vicino, cerca di avere un ottimo rapporto con i suoi. Tommaso d'Aquino come fa a scrivere tutto quel popò di roba se non avesse avuto praticamente uno studio di 14-15 persone dove lui dettava e le persone scrivevano, producevano le sue E lui lezioni? Eccetera. si e Quindi per questo non potevo e per un questo non rapporto potevo con gli restare. esseri umani, un rapporto con gli esseri umani incredibile. Ecco, è questa l'importanza di Tommaso. Sì, Perché oggi Tommaso d'Aquino, come pensatore, è chiaro che stiamo a parlare di un pensatore, come dire, del XIII secolo, no? Quindi sono passati più di 700 anni, per cui
come dire, abbiamo un patrimonio di pensiero di 700 anni che si è evoluto, ma lui ha ancora una modernità per certi versi, però no, quella modernità non è legata sull'aspetto teologico, perché la teologia poi ha fatto dei passi avanti, ma li ha fatti sempre all'interno dell'ortodossia, diciamo così, tomistica, se vogliamo, no? Anche chi ne è uscito, poi ci è dovuto ritornare, eccetera, eccetera. Però dal punto di vista laico, veramente è stato un personaggio unico, veramente. Al di là della santità, si faceva fatica nel suo processo di canonizzazione anche a trovare fondamentalmente, come dire, proprio dei miracoli di grande straordinarietà rispetto ad altri santi. Ma la grande straordinarietà stava in quella mole di lavoro che lui ha fatto, che veramente che una persona umana è quasi impossibile. Stiamo parlando di quasi 8 milioni di pagine. Cioè, non è che si producono così. E messe tutte Sì, in un ma con modo non raffazzonato, cioè una con un metodo. conseguenza logica. Sì, ma devi anche considerare una cosa, Alessà, che più che moderno era un innovatore tornando al passato, perché siccome era un periodo in cui c'era diventato un distacco enorme tra Dio e l'uomo, lui riporta al centro l'uomo come creatura divina, quindi come Gesù Cristo. Lui fa Sì. ritornare, come fa tornare il pensiero come l'uomo con la U minuscola, U minuscola, come creatura divina. E quindi su questo Un'operazione lui che non ci però dà. fu fatta molto intelligentemente, un'operazione che fa Vabbè, ma se uso ci di aveva. metodi classici. Forse più che intelligentemente, quando tu sei preso dall'unto del Signore attraverso lo Spirito Santo, lo fai. Non credo che una persona intelligente lo possa fare quello che ha Io credo fatto che lui. poi, sì, vabbè, per i credenti c'è anche questo aspetto, però credo che poi No, alla ma fine. anche perché poi non è che è cambiato tanto, per Sì, fare 8 vabbè, milioni ma di pagine. siamo un Il po' meno fatto della due media, di. però, non è quindi un Il bue di po' meno Sicilia. della Vabbè, media, di quel periodo, quindi 8 voglio dire. milioni di pagine. Non puoi non farle se non sei assistito dallo Spirito Santo. No, no, sì, vabbè, poi ti ripeto, io ho un approccio, come dire, più laico, mi interessa quell'aspetto, lo sai perché? Ma non per, come dire, per bistrattare l'altro ambito, è di trovare una chiave d'accesso che poi sia utile a credenti e non credenti. Infatti lo chiamo Tommaso d'Aquino perché il suo pensiero ancora ha qualcosa da dire, questo è il concetto. Non è che ancora qualcosa E da anche dire, per chi è non che ancora non. crede, per chi non crede, perché lo vede nella sua ortodossia, no? Per chi non crede, invece, io penso che ci sono state fatte delle operazioni ultimamente da Bompiani, Ma non è. che effettivamente lo mettono in una luce appunto di un grande pensatore. Cioè, ha dato un Su contributo questo. enorme, questo è il concetto. Su questa operazione che su San Tommaso che lo vogliono far quasi passare per filosofo, non mi vedi d'accordo. San Tommaso è santo, creatura di Dio, è stato Sì, messo no, ma lì per sì, è mandato lo santo, ma ci Spirito mancherebbe. Santo, come San Francesco, come Però Sant'Alfonso Maria Liguori. se tu ci fai caso, io dico sempre alle persone, anche quando ho detto a geografia, no? Io dico sempre, che cosa è più importante, il Deinte et essentia di Tommaso d'Aquino o il fatto che lui si racconta, poi bisogna vedere se è vero o meno, il libro sta là, il Deinte et essentia. Sta lì, la somma teologica sta lì. Che cosa è più importante, quello o gli aspetti agiografici del tizzone che fa scappare la prostituta, eccetera, eccetera. Questo, ecco perché io dico molte volte poi gli aspetti religiosi medievali sono intrisi anche, no? Di aspetti che, come dire, Alessandro, nutrono una lui, tradizione. Alessandro, se lui non avesse preso quel tizzone non avrebbe fatto quello che ha fatto. L'uno non esclude l'altro. Sì, però è. Sì, no, 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 non lo voglio escludere, però Allora, quello che. guarda che tu ci hai fatto un'analisi di un'angolazione diversa.
Mi piace, ti ringrazio per questo, anche perché alla fine pensa che noi sul nostro blog pubblichiamo spesso Sadomaso, quindi io ho pubblicato tutta la somma teologica in latino passo per passo sul blog. Pensa che pazzia è. E gli stessi, sta tutto pubblicato al giorno, tutto, guarda, me lo sono scervellito, appuntato, l'ho fatto. Sarà proprio la somma teologica in latino, integrale in latino. Poi l'operazione dei filosofi moderni. Lascia perdere, è la stessa che voglio far passare Giovan Battista Vico per un illuminista quando lui era un cattolico, il concetto di divina provvidenza. Siamo sui livelli quasi teologici, quindi. Alessà, siamo arrivati un'ora e mezza, qua ci sarebbe tanto da parlare, Rocca Secca. Forse faremo un'altra puntata, perché era Ma tante altre cose. vuoi. Dovevamo parlare un po' dell'orologio del campanile di Caprile, volevamo parlare pure di Papone, ma finiamo qua, per esempio, non finiamo più. Questo è il testo di. Ma si può ancora acquistare questo libro, Alessandro? Sì, si può acquistare, sì. No. Perché non è un libro. Allora, chi volesse acquistare questo libro mi scrive in privato, che poi do i riferimenti di Alessandro. Alessandro ci ha fatto capire che non è un libro come io pensavo, come è Rocca Secca, non è un libro locale, ma un libro universale. Quindi, veramente è un libro che consiglio a tutti, in particolar modo. A tutti, e c'è proprio scritto da un autentico roccaseccano e da un autentico laborino, cioè abitante della terra di lavoro, è un autentico realista, reale, regnicolo, come dire a Napoli, regnicolo, perché non si può non essere aristocratici, se non puoi, no, devi essere per forza aristocratico per scrivere un libro in questo modo. L'hai pensato bene e soprattutto ti sei preoccupato di tutti, e non è cosa da poco. Ti ringrazio Alessandro, io Grazie lasciamo questo un breve video di quella giornata che organizzò Pama, Presidente Patrizia De Licolli, che salutiamo con affetto, quella giornata dedicata a San Tommaso, con quell'ultimo passaggio, con un tramonto meraviglioso che sta sul nostro canale YouTube, e chiudiamo così la nostra trasmissione. Ti lascio con tutto il nostro libro, grazie Alessandro, grazie e buona serata. a te. Grazie a tutti. Padre, eccomi. Sono Hai pronto a scritto fare la tua bene. volontà. Hai divulgato il mio verbo come pochi. Che ricompensa desideri? Nient'altro che te, Signore. Vieni allora. Vieni, figlio. Siamo qui, Tommaso, come promesso. Siamo sempre stati qui, al tuo fianco. E continueremo ad esserci, perché il nostro compito non è ancora terminato. Oltre la porta troverai il compimento della tua opera iniziata in terra. Tommaso morì la mattina del 7 marzo 1274. All'età di 49 anni. Nel 1323 venne canonizzato e nel secolo XV ricevette il titolo di dottore della Chiesa. San Tommaso d'Aquino, il più illustre e importante cittadino di Roccasecca, è ancora oggi il patrono degli studenti delle università cattoliche, di tutti i librai e di tutti i filosofi del mondo. Grazie a tutti per l'ascolto e soprattutto grazie per aver condiviso il viaggio.